Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Match che si disputerà sotto la pioggia, non certo le condizioni ideali, molto dipenderà dalla tenuta del terreno. Un saluto a tutti da parte di Piero Gipardo, con me c'è sempre Stefano Nava. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Mi aspetto un match fantastico, Stefano. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato. Poter contare su una difesa che prende pochi gol è un vantaggio enorme e permette spesso di portare a casa un risultato positivo anche quando gli attaccanti non sono in giornata. Questo è lo schieramento iniziale dei padroni di casa. Scelti fra i pali, dietro Riccardo con Marco Saluzzo. Toni Kroos insieme a Ramsey sulla corsia centrale. Occhio là davanti a Cristiano Ronaldo. Le scelte del tecnico del Cagliari per questo match. Scelgono di affidarsi a un 4-4-2 a trazione anteriore con i centrocampisti chiamati a supportare le due punte. Credo in particolare che gli esterni potranno avanzare il loro raggio d'azione trasformando il modulo di partenza in una sorta di 4-2-4 in fase d'attacco. Comincia dunque la gara. Sanchez, Marcos Alonso. Cambia gioco dall'altra parte. Dybala. Continuano a far girare il pallone. Intervento fondamentale in area di rigore. Hanno metri a disposizione. Squadra di casa che è partita a mille, correndo davvero su ogni pallone fino a questo momento. Prova CR7, occhio al tiro. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Ha provato a piazzarla, buona l'idea, meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta da lì, conclusione che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. Dumbia. Palla consegnata agli avversari. Ha spazio per andare. Scelti la respinta. 1-0. Ecco il primo gol della gara. Portiere reattivo qui, non altrettanto la difesa nella copertura sul suo primo intervento. Aveva fatto un mezzo miracolo sulla prima conclusione, ma si è dovuto arrendere sulla ribattuta. Si ricomincia con la formazione sarda avanti. Ramsey è in buona posizione. Attenzione a CR7. Grande recupero in area. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Palla molto interessante. Di un
cambia. Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Kroos, Martial. Azione che si fa interessante. Dybala! Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro, splendida parata in tuffo. Va Toni Kroos in mezzo. Grande intervento, quasi come un gol. Paulo Dybala, pronto a calciare. Vediamo se andrà direttamente in porta come sembra. Traversa, pallone ancora in gioco. Regalano palla agli avversari. Comodo l'intervento del portiere sul tiro dalla distanza. Oh, staranno ancora ripensando all'occasione di prima, Pier. Avevano indirizzata bene solo i legni, gli hanno impedito di segnare. Kroos. C'è spazio per andare. Matuidi, scelgono ancora il tiki-taka. Grande tackle difensivo. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo potrebbe incidere sulla prestazione delle squadre. Il terreno di gioco sembra comunque buono, anche se cominciano a formarsi delle pozzanghere qua e là. Paulo Dybala. Cristiano. Pallone perso, potrebbe crossare, la difesa alla meglio e allontana il pallone. Kroos, Ramsey, bravo qui il difensore che allontana. Ci sarà il fallo laterale da posizione favorevole. Matuidi può metterla in mezzo. Riccardo Pereira cerca il traversone, nessun problema per la difesa su questo traversone. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Recupera palla intercettando bene il pallone. Attenzione perché è pericoloso. Puntuale qui il difensore nel recupero. Tutti fanno rientro negli spogliatoi, un risultato fin qui inatteso. Non pervenuto fin qui Dybala, prestazione deludente per il Piccirindù, che può fare certamente meglio. La grafica ci mostra il numero dei suoi tiri in porta, davvero troppo pochi, per sperare di far male al portiere. Di questo passo la squadra... Comincia il secondo tempo col Cagliari avanti. Dumbia, Ristovski, pallone intercettato senza problemi. Castro, Dumbia, perdono palla banalmente. Kroos,
Stanno sbagliando poco nel possesso palla. Ancora un passaggio perfetto. Difende bene il pallone dalla pressione avversaria. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Doppia! Palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere. Entrambi gli allenatori decidono di cambiare qualcosa. Vediamo chi dei due avrà avuto ragione alla fine. Stefano, cosa ti aspetti dalla prossima sfida del Cagliari? Sarà di fronte all'Inter nel prossimo turno di Serie A. Si preannuncia una gara equilibrata. Entrambe le squadre hanno il potenziale per portare a casa la vittoria. Buona qui la lettura del difensore. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Dumbia. Vediamo cosa fa ora. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Gnabry. L'arbitro lascia correre. Dumbia. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Ronaldo. CR7. Kroos. Matuidi. Gnabry. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Dybala. Si affidano al tiki-taka qui alla ricerca di spazi per riaprire il match. Protegge bene il pallone. Pallone perso. Attenzione alla CR7. Non può entrare così in area. Ha corso un rischio pazzesco. Ancora un quarto d'ora da giocare. Ristovski. Dumbia. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Dumbia. Edu Exposito. Occhio che guadagna metri. La difesa spazza via il pallone. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Ci sarà rimessa laterale da buona posizione. Si è portato il pallone fuori anche grazie al contributo del pressing. Ci sarà un cambio. Riccardo Pereira. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Cristiano. Riuscito a fermarlo. Edu Exposito. A metri per correre sulla corsia. Intervento rischiosissimo in area. Prova la botta. Portiere che blocca senza problemi. Altri 120 secondi da giocare. Paolo Dybala. Torreira. Dybala. Torreira. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. È tutto fermo, si alza la bandierina dell'assistente, ci sono le proteste, questa poteva essere una grande occasione. Eh sì, hai ragione, Pier. Allenatore che ha scelto di inserire energie nuove. Decisione che ci sta, la stanchezza comincia a farsi sentire.
Chiamo in causa Matteo Barzaghi per sapere quanto manca ancora al termine del match. Ed eccolo il fischio finale. E l'arbitro che fischia dunque la fine della gara. Quali sono le tue sensazioni a caldo, Stefano? Io mi sono divertito, partita combattuta. Era evidente che i giocatori in campo sentivano, percepivano molto questa sfida, ci tenevano moltissimo a vincere.